Microfoni, come al solito ogni domenica siamo presenti sulle borgate per esercitare quelle che sono le nostre immagini che riportano poi il totale avvenimento della giornata che ogni borgata riesce a mettere nel campo che gli viene assegnato, e dando così adito alle gare che si devono espletare nello specchio acqueo. Oggi siamo con il CRDD e siamo in passeggiata Morin, come al solito. La Marina ha questo piacere, la Marina è in centro, il CRDD rappresenta la borgata di centro, e qual è lo specchio acqueo che deve rappresentare il centro? È la passeggiata Morin. Quindi le gare le vedremo tutte davanti allo specchio acqueo della fatidica giornata del Palio del Golfo del 3 agosto, ma oggi questa giornata è piena di eventi e abbiamo il primo evento più importante che aprirà alle 9 circa le gare dei canottieri della Velocior, e saranno un po', come si dice, il primo impact che ci dà e ci vuol far capire che il canottaggio alla Spezia è anche completo, insomma al di fuori del sedile fisso c'è anche il sedile mobile che opera in tutta Italia, in campo nazionale e anche in campo mondiale, perché abbiamo visto e abbiamo avuto anche dei personaggi che sono stati campioni olimpici, campioni europei, campioni mondiali. Beh, questo non è questo il momento di fare delle acclamazioni, ma è il momento invece di andare avanti con la giornata, perché la giornata è folta, piena di eventi e dobbiamo seguirli uno a uno. Questa prima fase vedremo queste gare che saranno commentate da Giulio Cozzani, che farà speaker di quello che vedremo, perché purtroppo le gare di canottaggio a sedile mobile partono da lontano e non si può andare vicino, ci vorrebbe delle telecamere mobili per poterli seguire attentamente, poi speciali, i barchini per potergli stare vicino. Beh, prendiamo quello che abbiamo potuto registrare e vi diamo tanto credito con quello che questi ragazzi fanno, si impegnano e vogliono. Non è una gara solo interna, è una gara che hanno organizzato anche a livello, diciamo così, interregionale, insomma, vengono anche dalla Toscana, vengono da vicino. E abbiamo registrato qualche gara che parte da lontano, poi noi le vediamo arrivare e purtroppo si riesce a capire.
Non molto, ma lo speaker Cozzani ci aiuta a capire, facendoci anche i nomi dei ragazzi, le provenienze, quello che è la giornata. Godiamoci questo pezzo. In più avremo anche, dopo questa giornata di sport olimpico sul sedile mobile della Velocior, perché di olimpico si tratta, senza ombra di dubbio, saranno i campioni del domani, chissà, speriamo. E passeremo a una sfilata di auto d'epoca che ha partecipato in questa giornata così ricca di avvenimenti, e di cui poi alle 10:30, 11 c'è la partenza delle sfilate di barche d'epoca, è una partenza per una regata. Perciò questo è veramente qualcosa di importante. Ma seguiamo con la mia introduzione e nel solito tempo con quello che Giuzzani riesce a dire, e poi durante la giornata quello che ha veramente supportato come Palio del Golfo. Perciò un grande avvenimento. Un grazie ad Armando per l'introduzione, buon ascolto e buona visione. In corsia 3 abbiamo seconda Alice Bartolotti per veramente 2,7 cm. Abbiamo il foto cazzato e sta per tagliare il traguardo con le ultime vogate poderose, mentre una grande rimonta di Patrizio Marzocchi, un testa a testa con Liam Mariotti. Vediamo il foto finish, vediamo il giudice che assegnerà la vittoria. Allora chiediamo Acqua 1, ci danno conferma che Acqua 1, Liam Mariotti, ha concluso al secondo posto, sono 3,3 cm su Patrizio Marzocchi, mentre Manrico Fontefiori ha vinto poderosamente questa batteria. Erano 3,3 cm. Il metro io. Però basta, perché sennò è un casino. Un'altra batteria al photo finish, conclusa a favore di Liam Mariotti al secondo posto. Manrico Montefiori quindi vince la batteria, Liam Mariotti secondo, e per soli 3,3 cm Patrizio Marzocchi conclude al terzo posto. Per una questione tecnica, in quanto le barche a disposizione sono in numero minore rispetto agli atleti che abbiamo fatto scendere in acqua, e quindi l'unica possibilità è stata questa. Bene, però un altro anno vogliamo vedere una gara vera, con il vero photo finish, con i veri atleti, con le vere barche, non che questi non siano veri atleti, ma vogliamo proprio una sfida contro San Mignato. Tanto l'unica sfida forse Mignato è questa, e vediamo in acqua 2 l'atleta proprio di San Mignato, ci sembra che sta conducendo la gara, purtroppo per noi spettatori. Allora, noi facciamo il tifo per Alessandro Puretti in acqua 3, quella più vicina all'arsenale. Forza Alessandro, l'atleta di San Mignato a qualche centimetro, metticela tutta ora. Forza, forza, attacco, attacco, e vediamo di mantenere alto l'onore di Spezia. Ma l'atleta di San Mignato, anche lui è un fenomeno, ha messo il turbo. Ai, 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 un altro photo finish. Vediamo
vediamo veramente pochi centimetri e San Miniato taglia al primo posto. E si tratta di Jacopo Iaia che batte Alessandro Curezzi e chiamerei un applauso per Pietro Michelli in acqua 1 che è il tipico atleta della canottiera di veloce in gara. Bravo Pietro Michelli che sta in questo momento il traguardo. Bravissimi ragazzi. Acqua 2 ha preso nettamente la testa Matilde Masini, non c'è niente da fare per Valentina Micheli in acqua 3, vediamo, ecco, stanno tagliando, perfetto, vince Matilde Masini, seconda Valentina Micheli e chiude in ultima posizione la più piccola in assoluto di questa competizione, solo 10 anni, Chiara Grilli, un applauso a Chiara che ce la sta mettendo tutta, bravissima, brava, brava, brava. Avete visto con quanta grinta ha voluto onorare questa manifestazione, brava Chiara, 10 anni, continua così che il prossimo anno vinci tu. Allora, concludiamo questa manifestazione in attesa magari del professor Verfeppio, che è presidente della società Canottieri Velocior, se più tardi ci vorrà raggiungere e dare un commento di questa giornata bellissima, di questa mattinata con questi ragazzi fantastici. Alessandra, a te le ultime parole. Vi voglio ringraziare la Canottieri Velocior che in questi anni sta effettivamente lavorando molto per ampliare il mondo del canottaggio a Ottimo speaker. Arrivederci a tutti al prossimo anno. Grazie.